Questi sono gli highlight con la partenza che stamattina alle 11.45 da Legnano, prima il trasferimento, poi il chilometro zero, subito Ganna all'attacco, va a formare un drappello sul quale si porta alla fine del circuito del Morazzone, lasciando il percorso in circuito. Davide Ballerini della Androni Sidermec si riporta sui fuggitivi, alle loro spalle scatti e controscatti, non una volontà precisa di lottare, infatti Ballerini rientra, fa cenno a Ganna, dai che andiamo, ma purtroppo ci sono solo 30 secondi di vantaggio. A questo punto, sotto la spinta di Grega Bole, spronato da Colbrelli, viene a formarsi un gruppo di una quindicina, Cattaneo e Gavazzi con la presenza di Ballerini, tre uomini danno manforte e abbiamo assistito a 10 km un braccio di ferro tra 18 uomini e il gruppo che inseguiva. Alla fine il gruppo è riuscito a riportarsi con non poca fatica tra i fuggitivi, una volta ricongiunti se ne sono riandati in otto con uno scatenato Gianni Moscon che comandava il gruppetto, ma anche questo tentativo è naufragato. Il gruppo, vedete, in lunghissima fila indiana, comandato dagli uomini della Direct Energy e della Bardiani CSF, è andato a riportarsi sui primi. All'ingresso del circuito Wang è stato autore di questo dritto che ha permesso ai primi quattro di guadagnare qualche metro. Al suono della campana avevano ancora 15 secondi i quattro fuggitivi, qui il momento in cui Grega Bole sta portando fuori dal gruppo Sonny Colbrelli. Prima aveva svolto un lavoro importantissimo Visconti, ma Bole è stato bravissimo, ha portato Colbrelli a 200 metri e a Sonny è rimasto solo ad alzare le braccia, come ha dichiarato lui durante l'intervista. Qui vedete la sua superiorità, direi imbarazzante. Bravo secondo Manuel Belletti per Androni Sidermec, in terza posizione Paolo Simeone della Bardiani CSF, poi Lobato in quarta posizione, bravissimo Leonardo Basso in quinta posizione, Marco Frapporti che non ha mollato dopo aver condotto lo sprint.